Oggi sfida Bravo Ale, a Monopoly Speed, il Monopoly più veloce di sempre. Anche la scatola è speed. È vero Ale, guarda qui. Sfida il tempo e fai affari in meno di 10 minuti. Dovremmo essere velocissimi con tanto di timer. Ci sarà una fase di acquisto, una fase di scambio e tutto ripetuto 4 volte. Vince ovviamente il giocatore che fa più monopoloni. Ma prima facciamo il giro di scatola. Speed. Io prendo la scatola speed. Io vado speed alla camera. Apertura super speed. Guardiamo cosa c'è dentro. Super speed. Ci sono le pedine super speed. 1, 2, 3, 4. Il cronometro super speed. Portale veloce veloce. I monetoni super speed. 1000. I dadi tutti colorati. Belli, le probabilità e le proprietà. Ma vediamo con calma il tabellone. Sì, eccolo adesso. Qua. Apriamolo. E voilà. È super speed anche lui. Ma vediamo le novità di questo tabellone. Innanzitutto abbiamo due via, uno dalla parte e uno dall'altra, e in entrambi si guadagnano 1000 monetone passando. La prigione, occhio, c'è sempre, ma questa volta le chiavi non ci sono, quindi quando ci arrivi puoi uscire subito. Mancano le caselle probabilità e imprevisti. Neanche qua in mezzo ci sono, vedremo perché. E tutte le proprietà valgono uguale. Anche il mitico parco della vittoria. Hanno proprio cambiato le regole, Ale. Regole che si possono vedere nelle istruzioni, a cui diamo un'occhiata al volo, perché adesso come si aprono? Speed devi eccoci essere. Sì, hai ragione, dal vivo. Che pedina scegli, Davide? Fammici pensare. Ma no, c'è il gatto sui pattini che corre velocissimo, giallo, sì. La fuoriserie rosa che corre velocissimo, sì. Il motoscafo blu che saetta e corre velocissimo. No, guarda, c'è il cane verde. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Ma se tanto a te piace il giallo, prendi il giallo, io sceglierò il blu. Fatto. Aspetta Ale, no, un attimo, il cagnolino così carino. E mi sembra veramente veloce. Poi guarda, ogni pedina ha la freccia perché è speed. Va bene, torno qua. Comunque confermo, scelgo il gattino giallo. E io il motoscafo blu. E ogni pedina ha anche il suo dado. No, ma che carini. Quindi io userò quello giallo? Sì, e io quello blu. Miau, io partirò da questo via. Io allora parto di qua. Le proprietà vanno collocate esternamente al tabellone e vanno prelevate quando vengono ovviamente acquistate. A ogni giocatore vengono consegnati 5000 monopoloni. Il mazzo di monopoloni, guarda quanti, va posto al centro del tabellone di gioco, perché nessun giocatore fa la banca, si gioca contemporaneamente. A ogni giocatore vengono consegnate anche 4 carte probabilità. Dammi le mie, Ale, che ci do una sbirciata. Non devi. Aspetta. Devi tenerle nascoste, sì, per tutta la prima fase. Ok. Puoi invece dare una sbirciata alle tue 3 carte cassa comune. Queste entrano in gioco alla fine della partita e mi potranno dare più monopoloni. Infine il timer che detterà i tempi di gioco. Ti do subito il cacciavite, Ale, perché ci vogliono 3 pile AAA. Vuoi anche quelle? Certo, svito, svito, svito. Eccole qua, non sono comprese all'interno della confezione. Inserite avvito, avvito, avvito. I 3 bottoni qua sopra sono solo di bellezza. Per attivare il timer in realtà bisogna premere la ghiera bianca. Schiacciale! E così, 3, 2, 1, inizia la prima fase! Si gioca, tic tac, tic tac, tic tac. Le fasi sono 4. Come i 4, le 4 lucette rosse che vedete lì sopra. Ogni fase prevede una parte di acquisto e una di scambio. Il timer si fa sempre più veloce, Ale. Mi sa che sta finendo il tempo. Sì! Uno squillo di trombe dovrebbe avvisarci della fine. 8, 7, c'è anche il conto alla rovescia. 6, 5, 3, 2, 1... Ecco, parte la contrattazione, lo senti che contrattano, Ale? Ogni fase ha la sua durata e il tempo di acquisto, come vedete, diminuisce sempre di più mentre aumenta il tempo di contrattazione. E ora siamo pronti per andare alla sfida! Ma quanto sono veloce ad andare sul via, Ale! Anch'io vado di qua, lontano da te! Abbiamo sistemato il campo di gioco, siccome le proprietà non ci stanno al lato qua nell'inquadratura, le abbiamo messe all'interno. Prima leggiamo le nostre carte cassa comune! Sono molto importanti perché da questo dipenderà la strategia del nostro gioco. Comincia il delirio! Sono pronto! 2, 1, mi scaldo già! Via! 2, già lanciato! 1, 2, 3, 4! Si pagare! Prendere e pagare, giusto, bravo! 2, 3! Ma sei già lì? 1, 2, 3! Ho pagato prendere la mia, perché? E pagare! Sei troppo veloce! 1, 2, prendere! 1, 2, 3, 4, e pagare. Prendere e pagare. Beh, non è sempre, si può anche 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, non la voglio. No, non le voglio. Però l'ho preso. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Prendo 1000 e me ne vado. Prendo e pago. Vado, 5, 1, 2, 3, 4, 4, 5. 1, 2, 3, 4. No, vado. Non posso comprare, l'hai già comprata tu, Ale, non è giusto. Può essere, non lo so. 1, 2, 3, 4, 5, non lo voglio. 1, 2, fine, non lo prendo. Si legge la carta probabilità. Via.
Scegli una proprietà di un altro giocatore. Questi devi immediatamente restituire tale proprietà al tavolo da gioco. No. Ti faccio restituire quella arancione. Io ti... Ma no, che cosa brutta. Ma ti giuro, lo faccio veramente. Va bene, allora uso anche la proprietà. Allora, prendo, aspetta, prendo. Ma non è niente che prendo, mi serve. Prendo una carta un altro giocatore, la ma gialla. Ma no, quella. Sì, mi serve. Ma no, ma serviva anche a me. Io allora, non voglio niente di tuo. Poi sì, di tuo posso avere la gialla. No, quanti soldi mi dai? 2000. No, non te la do. Posso avere la... Non è niente che mi interessa. Uno, sei, cinque. Allora prepariamoci a lanciare. Ma dai, ma io volevo la gialla. Le contrattazioni sono così. Posso anche dire di no. Via. Via, si va. Ma tu lanci subito uno, il dado. Due, tre. È uno, roba tua. Due, ma tre, quattro, cinque. L'hai già comprata? Aspetta, niente, cosa? Via. Non lo uno. So di cosa stai parlando. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Mille. Sì, c'è, cioè, la compro. Mille. La compro. Aia. Ma che male alle mani. Sei, un, due, tre, quattro, cinque, quattro. Sei. La roba giusta me la tengo. Uno, due, tre, quattro. No, perché devo l'elettricità. Pagarti io? Sì, la compro. Vedi sulla carta. 1, 2, 3, tienta la tua, ma sono fine. Soldi. No, è finita. Si contratta. No, devi prima. Girare prima sì, quella. Sì, prima leggo. Ok. Che cos'hai? La tengo e non te lo dico. Vediamo. Sottrai la proprietà a piacere ad un altro giocatore. La uso e ti prendo ma la no, ragione. Ma no, ma basta. Sì, volevo quella. Ma abbiamo le stesse carte. Allora, io sono senza soldi, quindi non posso. Uno scambio, uno scambio. Ah, no, ma io ti annullo questa. Ah, una carta probabilità hai giocato per rubarmi quella. Sì, giusto. Allora io te l'annullo. No, veramente? Sì. Allora, conserva questa carta, annulla una probabilità giocata contro di te. No, uffa. Io la rivoglio. L'arancione ma mia. No, tutto è giusto, quindi sono senza soldi. Dai, non dai, so dai, cosa fare. Dai. 3, 2, 1, mi servono soldi, devo fare più di uno. 5, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 e 6. Prendo 1000 dal via, quella stazione è già da qualcuno, non è mia. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Compro. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono sbagliato. Senza soldi. Pratica. 2, 1, 2, sono senza 4. Soldi. Vado avanti. 1, sono dovrei senza prendere ma uno, pagare, faccio tutto. 1, 2, 3. Prendo 1000. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dovevo almeno arrivare. Devi girare la carta. Leggiamo è la caduta carta. Una proprietà. Tra scegli l'altro, una proprietà. C'è. Va bene. Di un altro giocatore. Scegli questi una proprietà di restituire tale proprietà al tavolo del gioco. Ah, perfetto. Allora restituisci questa. No, perché? Sì. Uffa. Anche io cosa restituisco? Una. Tu restituisci quella verde. Come si chiama? Via Roma. C'è una carta arancione laggiù in fondo. Vado a recuperarla. Senti, mi dai quella? Io ti do la verde, tu mi dai la... La che? L'azzurra. O sì. Viceversa, va bene? Sì, ok, perfetto. Grazie. Vieni. Mi piace questa contrattazione, anche perché non ho soldi. Anch'io, ah, no, per quello mille, te l'ho proposto. Sì. E quindi. Allora, cos'è ancora che mi interessa? Sto guardando le mie carte. Cassa comune. Tu non è niente che mi interessi. Cioè, detto fra noi. Allora, grazie. Ma allora. Basta, basta, dai, come via, basta? Via, via. Quanto manca? Aspetta, dobbiamo aspettare. Senti, ma 1000 per l'arancione? No. Una stazione per l'arancione? No. Una città elettrica per l'arancione? E basta! Dai, 1000 per l'arancione. Sì, veramente? Vai, grande, l'ho convinta. 3, 2, 1. Vai, 3, dove sono? 1, 2, 3, non ho soldi, avanti. 4, 1, 2, 3, 4, in prigione, no! E sono senza soldi. 1, 2, in prigione si può uscire senza niente. 5, 1, 2, 3, 4, 5, dove andare via? Ah! Ma come è già finito? È veloce. Ora ragazzi, ultima contrattazione. Ma cosa vuoi che ti contrattare? non hai, la rossa non ce l'hai. Non hai niente che non mi serve. Ah, questa devo leggere, aspetta. Ah sì, dobbiamo leggere l'ultima, attenzione. Scegli una proprietà di un altro giocatore. Devi restituire la proprietà al tavolo da gioco. Guarda, ti risparmio, tanto gioco questa che ti fa annullare tutto. Quindi non lo puoi fare. No, non è giusto. Va bene. Quindi siamo bloccati. Vuoi qualcosa per 2000? No. Ah, tu mi dai qualcosa, mi dai 2000 in cambio. Ma che contrattazione è? Non si fa. No, tu dai qualcosa a me, ma non ha senso. Guarda che cannò sta finendo. Beh, sei potremmo pronta? Anche iniziare a fare i conti. 5, eh? 4, devo aspettare. 3, 2, 1. Fine! Applauso! Prima Ale si conta dei soldi, quanti ne hai? 2000. Perfetto, adesso si sommano le proprietà. 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Vai con la tua cassa comune. Purtroppo non ho niente, dovevo avere tutte e tre gialle, tutte e tre arancioni o almeno tutte e tre di uno stesso colore e non ho nulla, quindi mi fermo a 7000. Io non ho soldi, quindi niente. Poi ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7000. 7000. Tu quanto sei? A 7000. Ogni gruppo colore che possiedo 1000. Non ho nessun, nessun gruppo colore. Ok. Somma 2000 se hai sia una proprietà gialla che una blu. Una nell'altra. Niente. Benissimo. Somma 2000 se hai almeno una proprietà di uno di questi allora, colori. Due, e ne ho 4, 6. Sì, vai. Super. E quindi ho vinto Ale. Però voglio la rivincita. Va bene. Mentre sistemiamo. Che ci fai? Mi sono messa lì per cambiare. Va bene, io parto da qua.
ora. Dicevo, mentre sistemiamo il tabellone, avete visto, ragazzi, come le carte cassa comune, che non trovo, tipo queste, siano fondamentali per la strategia, perché mi spingono a comprare, ad acquistare, a fermarmi o a prendere. Stessa cosa vale per queste carte, probabilità che si giocano all'inizio e possono scombinare quello che stiamo facendo. Dado in mano. Ci sono? Vai. Via. 2, 1, si parte. Si lancia. 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Compro. 1000 alla banca, la proprietà a me. Ma come fai a essere così veloce, Ale? Allora, uno, e no, in prigione, capelli. 5, 1, 2, 3, 4, 5, mia. No, ma dai, 4, sì, non so, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ale, mi hai scombiccherato. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfetto, sono passato dove ero prima. Stavo per tirare il tuo dado, 1, 2, 3. Ho preso solo una cosa, 1, 2, sì, è mia, via, ok. 1, 2, 3, no, sul tuo San Capitano. Fine. Prima delle contrattazioni facciamo una pausa per respirare e controllare la situazione. Io sono a posto. Anch'io, sì. Allora, i soldi ritornano quello che ho fatto, ho preso solo due proprietà. Via, si tratta, Ale! Prima le probabilità. Giusto, stavo dimenticando. Tengo. Anch'io. 1000 per una fucsia. No. 1000 per una rossa. No. 1000 per una non azzurra. Non ti do niente. Beh, ma una proprietà non mi fa male. Se vuoi una marrone. Dai, grazie, 1000 per una marrone. Dai. Via, via, via. 3, 2, ma siamo pari. 1. Via! Via! 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ma siamo assieme? No, ma sei stata più veloce di me. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Non ci credo, 1000 dal via. Lo prendi o no? No, Ale, fai quello. Ma tu, 6, io lo voglio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non capisco niente. Lo prendo, la compressi tu? No, ok, ci siamo sbagliati finalmente. Allora, adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6. La prendo, ok, si può finire. Probabilità. Sì, aspetta, aspetta, sto finendo. Ok, non la gioco. Prendi una delle proprietà liberate di tuo gradimento. No, che la fortuna. Prendo subito, questa qua. È una carta bellissima. Lo so. Vuoi un'azzurra per una fucsia? No. Vuoi una arancione per una fucsia? No, le fucsia ovviamente non sono, non hanno prezzo per ci me. Sto provando. Vuoi senti, una... mi dai un'azzurra in cambio di due? Un'azzurra in cambio di due? No, non mi pare una bella proposta. È uguale, pari. Per fortuna timer viene in mio aiuto. Cosa succede adesso? Sta per scadere. Ok. Succede che ci va la terza manche. Abbiamo fatto 3, tutto, sì. 2. Dove uno, sono io? Io sono laggiù. Via. Via, si parte. 6. 1. 1, 2, 3, 4, 5. Cos'era questo colpo di... Dov'ero? Non un, mi ricordo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ero qua, 1000 qua. Ok, perfetto. No. Via. Hai preso il mio dado, non si fa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ok, ero qua. Dado. Niente. 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Prendo, via. Una proprietà non fa mai male. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Fine. Parte la contrattazione, ma prima, prima si legge questa. Prendo una proprietà libera di mio gradimento. Sì, lo faccio subito, ho letto male. Ok, giallo. Ok, scambia. Cos'hai tu? Io ti do questa e mi prendo questa. Aspetta, no, l'annullo, l'annullo, non puoi farlo. Riprenditi questa e gli dai questa. Ma se io riannullo il tuo annullo? Te lo riannullo anch'io. Via, ragazzi, annulliamo tutto. Quante ne avevi? Due. Scherzi. Lo giocate tutte, via. Quindi rimane tutto così. Vuoi un azzurro in... Cosa fare uno scambio azzurro-arancione? No. Ma dai, è vantaggioso per tutti e due. No. Una verde in cambio di no. un arancione. No. Di uno azzurro. No. Ma è vantaggioso per tutti e due. No, Ale. Ma perché no? Perché no, non cedo. Ma dai, è uguale. Ma no. Hanno lo stesso valore. Cosa ti cambia? Basta, smettila. Ma cosa fase. Ti cambia? Via, si parte. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Non ho capito. 5. Cosa ti cambia? Prendo questa. Do 1000, ma prendo 1000 dal via, quindi resto così. Devo tirare il tuo dado. 4, 1, 2, 3, 4, non c'è niente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ultima probabilità. Ok, scegli una probabilità di un giocatore, deve restituirla al tavolo di gioco. Vale, scelgo ma questa. Ma no, non si fa. La restituisci, via. Io devo scambiare, posso scambiare un'altra probabilità con un'altra di un altro giocatore. Cosa mi dai? Questo e ti do questa. Ok, grazie. Ma perché mi hai tolto quella rosa? Ma non vale, potevo Indovina. Giocare quell'altra, l'ho sprecata. 2000 per un'azzurra. Ma neanche per idea. Una verde per un'azzurra. Uguale. No, aspetta, aspetta. No, no, non voglio niente da te. Uffa. Ma niente, cosa vuoi trattare? Pa, 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 si conta. 2000 soldoni. 3, 4. Occhio, ce le ho tutte. 6, quindi valevano 2000. 5, 8, 6, 8, 10, 11, 11, 12. Cassa comune. Non ho sia acqua che elettricità, niente. Cassa comune, non ho il giallo e il blu. Ma ho tutte quelle gialle. No, e ci siamo 4000 alle 16. Tu sei senza soldi, Ale. Sì, lo so. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ma occhio alla tua carta comune. 12.
dici questa? Vale 3000. Ma no, non ce le ho tutte, me l'hai rubata, ti ricordi? Ah giusto, vai, ti manca questa qua in fondo, questa qui. Se possiedi un gruppo colore hai 1000. Fino ce l'ho questo. E altre 1000 sempre per la stessa carta, arrivo a 14. Sì, ho vinto lo speed. Quindi sono io il vincitore. Sei il campione di Monopoly Speed. Che è molto bello, anche se ho vinto. Ma divertentissimo, è distrugge bello. Tutte le regole di Monopoly, che è una sfida, una challenge che non si capisce fino alla fine chi ha vinto. Si gioca molto velocemente, anche molto meno di 10 minuti. Devo dire che in 4, più che delirio, credo che sia il caos. Ma è vero. Infinito. Fateci sapere se vi è piaciuto. E se vi è piaciuto, ragazzi, mettete un pollicione. Anche se vi è piaciuto questo video. Certo. E iscrivetevi al canale YouTube GBR. Per non perdere i prossimi video. E scaricate l'app GBR. Per non perdere le notifiche e sapere quando esce un nuovo video. Ciao! Ciao.